Consigliere Cascone, il Consiglio metropolitano ha approvato le linee programmatiche per quanto riguarda il piano strategico della città metropolitana, importanti provvedimenti a favore dell'ambiente e del territorio. Sì, nella seduta di ieri penso che il Consiglio metropolitano abbia segnato un punto importantissimo per lo sviluppo di tutti i territori della città metropolitana, perché oltre alle approvazioni delle linee guida del piano strategico abbiamo approvato delle misure fondamentali per aiutare i comuni a sostenere lo sviluppo e a sostenere anche la crescita che i territori pretendono a ragione. Una grande collaborazione istituzionale e una collaborazione col territorio, quindi inizia una fase nuova per la stesura del piano strategico, per la collaborazione con il territorio. Sì, la città metropolitana di Napoli credo che rappresenti un esempio di come la politica, quando lavora nell'interesse dei territori, riesce a produrre dei risultati intelligenti ed importanti per lo sviluppo dei territori stessi. Tutto il Consiglio metropolitano, ovviamente con le dovute eccezioni, ha approvato all'unanimità degli interventi importanti per l'edilizia scolastica, per la viabilità, per le strade provinciali, ex strade provinciali, ma soprattutto per l'ambiente, perché per l'ambiente sono stati segnati su mia proposta dei passi in avanti e secondo me sono state approvate anche delle misure che hanno un'eccezionalità unica nel panorama nazionale, perché finanziare con 15 milioni di euro la piantumazione di nuovi alberi significa dare, nei limiti delle nostre competenze attribuiteci dalle leggi, il nostro contributo a migliorare anche la qualità della vita, perché alberi significa qualità dell'aria. Ovviamente il Consiglio si è preso anche l'impegno, e questo è un qualcosa che verrà trasfuso nel prossimo bilancio di previsione del 2019, di mettere in sicurezza l'alberatura esistente, perché è importante evitare che si ripetano sciagure come quella purtroppo che ha visto una vittima, il giovane studente universitario che purtroppo durante quel maltempo perì sotto quell'albero che crollò. Quindi anche l'alberazione esistente deve essere controllata e deve essere manutenuta. Allo stesso tempo abbiamo creato delle misure per aiutare i comuni a creare nuovi centri di raccolta o ad adeguare quelli esistenti, quindi le isole ecologiche, attrezzature in genere, per creare dei centri di movimentazione soltanto di materiali nobili, soprattutto rae ed ingombranti, che oggi in provincia di Napoli hanno delle difficoltà ad essere smistati, e in più altri 8 milioni e mezzo di euro sono stati destinati all'acquisto di spazzatrici, di automezzi, di materiale per migliorare la raccolta differenziale, perché purtroppo la filiera rifiuti in Regione Campania da troppi anni merita un piano che abbia una lungimiranza. Purtroppo andiamo ancora avanti a tentoni, le difficoltà sono notevoli, viviamo sempre con l'incubo di una nuova emergenza rifiuti. La città metropolitana di Napoli aiuterà i comuni ad alleviare queste sofferenze. L'ultima cosa, i comuni saranno chiamati anche a progettare, questa è una novità. Sì, i comuni saranno chiamati a progettare, lo scopo di questo convegno è anche questo, sensibilizzare i comuni e fargli capire che avranno la possibilità e quindi si devono organizzare di intercettare dei finanziamenti importanti messi a disposizione da un accordo istituzionale fatto dall'ANCI con il governo nazionale, che ci ha liberato l'avanzo di amministrazione che prima era vincolato, oggi è libero. Quindi la città metropolitana metterà a disposizione dei comuni per il piano strategico 434 milioni di euro, che credo siano un'opportunità unica da cogliere. Quindi veramente i comuni devono considerarci come degli interlocutori che saranno attenti alle loro istanze e alle loro esigenze.